Ragazzi, benvenuti a questa seconda puntata. Ma oggi passiamo a un'altra tipologia che poi è la geek, perché per intenderci è la mia preferita e sono sicuro che anche la vostra, gli avicoli. E allora non ci resta che andare a vedere il tutto. Entriamo. Non vedo l'ora. No, ma che meraviglia! Le corritrici indiane hanno il collarino del germanato. E benvenuti a tutti ragazzi nella seconda puntata di questa fantastica Big Fiera Siciliana. In questa fiera, oltre alla varietà infinita di passeriformi, non potevano mancare una moltitudine di avicoli ornamentali. La mitica ciuffata olandese. Bello pari capiti in mare. Fantastiche, selezionate. Questo è proprio un bel cappellino, omogeneo. Costerà un sacco di soldi. Ragazzi, una meraviglia. Queste per esempio neanche le conosco, ma sono tantissime le varietà. C'è da perdersi. Addirittura le ciuffate barrate. Niente ragazzi, sto godendo. Oh, le Sebrites. Oh, i fantastici Sebrites Silver. I miei preferiti. Bella coppia. Oh, il Sebrite collo oro. Oh, ma questo laghetto in vendita è bellissimo! Che bella, incordiciata con tutta questa erbetta! Strutturato davvero bella! E la cascata e la ciliegina sulla torta! Bella esposizione! Chissà quanto costa! Però non sto capendo che tipo di anatre sono quelle, non le conosco! Ragazzi, voi le conoscete? Ma ritorniamo agli avicoli, ecco le stupende cocincine, ma che colore, queste mi mancano! Sono davvero belle. E qui ci sono le varietà giganti! Penso che siano sempre cocincine, sì. Mi raccomando ragazzi, se sbaglio scrivetemelo voi, eh! No, ma guardatelo! È il combattente! Bello, non l'ho mai avuto! Mi sembra di aver intravisto l'Amarok, sì. Infatti non mi piace, neanche lo calcolo. Ecco le splendide padovane, che gallo fantastico. Stupendi questi galletti, davvero. E là, amico! Mare, ma chi è lì? Chi si è pigliato, re bummi? Che colori stupendi. Ragazzi, sono davvero stupito. Non pensavo che in Sicilia c'era tanta passione per questo genere di cose. Mi sentivo disperso, unico. Ma che belle queste femmine olandesi dal ciuffo! No ragazzi, ma che bella questa parrucca perfetta, simmetrica, omogenea. Che bella esposizione con le corritrici. Ragazzi, c'è da perdersi, qui è peggio di un labirinto, ma si ci perde volentieri. Ecco una splendida ciuffata Livrea Sebrite. Non pensavo esistessero anche questo tipo di varietà. Ah, guarda lì, che bello! Queste sono padovane, sì. Ambici un coppo! Ragazzi, queste mi sembrano cocincine, ma ho i miei dubbi però. Che bella questa coppia, ragazzi, li vorrei allevare. Dovrebbero essere dei combattenti. Ecco a voi Little Pavoni insieme a dei Brahma. Harry, eccolo il mio preferito. Io lo adoro, questo galletto di ciuffata olandese. E lì dietro si intravede un galletto di mille fiori. Ragazzi, questa femmina merita, è perfetta. Che bello il tacchino bronzato! Bella coppia, davvero! Ma ritorniamo alle cocincine. A
ammiriamo questo splendido galletto di Cucincine Mille Fiori da vicino. Sì, perché bello, in forma, in linea, ottima genealogia dei standard di razza. No, queste brama giganti bianche sono fantastiche, le mie preferite. Le vorrei acquistare, ma mangiano come dei bisonti, guardate un po'. Belli ragazzi, sono sicuro che queste puntate vi stanno piacendo un sacco. E niente ragazzi, qui ci passo e ci ripasso, e in realtà ho voglia di acquistarle, me la sto pensando. Fosse possibile mi porterei tutta la fila. Ecco, qua abbiamo tutti i certificanti che attestano l'originalità e la purezza di questi esemplari, e danno anche il voto. Quella, sbirulina! Ma sai che sei proprio fricchettone tu, eh? E chi sta lì, eh? Curioso, tu ubicidito. Loro sono così, per questo mi piacciono. Docili, curiosi, domestici. Si vede che è una razza creata dall'uomo. C'è quella cresta che sembra una caramellina gommosa. La sgranocchierei. Piumose, paffute, setose. Bellissimi questi, non li conosco. Sembrano anche loro dei combattenti. Siamo alle Padovane. E Dulcis in fondo non poteva mancare il siciliano. Cresta a coppa. Con consorte. Con più consorte. Guardate che femmina, guardate che cresta che ha. Oh, e chi sei chi è? Ricchioni! Bellissimo! Questo mi sembra che è spagnolo, è una varietà spagnola. Ma da lì è il più bello di tutti. Ma anche il più aggressivo di tutti, sto cornuto! Peccato! Qui tu mi hai scioppiato! Tosto! Ah, un dedo nico nico! Poi c'ha quel crestino in su troppo forte! Sembra un gallo venuto dall'era del Cristo! Ancora che c'è con Marte, non sa come ammazzarmi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel like e ci vediamo alla terza e ultima puntata, dove vi mostrerò dei canarini davvero speciali. Da me, da questo cornuto, è tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto!